Anche Lucca celebra con azioni pratiche la giornata nazionale degli alberi. Sono 50 i tigli che la provincia ha donato al comune, messi a dimora in questi giorni in vari parchi e aree verdi della città. Il presidente della provincia Luca Menesini e l'assessore al verde pubblico Francesco Raspini hanno piantato uno dei tigli nel parco giochi di via Belli Barsali a San Marco, che ne accoglierà in totale 10. Gli altri 40 esemplari saranno collocati nei parchi giochi di Antraccoli e San Filippo, nei parcheggi Palatucci di via del Tiro a Segno, in via Lippi Francesconi e via Sciortino, nei pressi dell'ospedale, in piazzale Don Baroni e sulla terrazza Petroni. Questo gesto che abbiamo compiuto qua stamani è stata non solo l'occasione per ripiantare alcuni alberi che la provincia si era trovata costretta ad abbattere per ragioni di sicurezza, ma è stata anche l'occasione per venire incontro alle richieste di un gruppo di cittadini, di mamme e di papà che frequentano questo parco e che da tempo stanno dialogando col comune per migliorarlo, quindi per sostituire i giochi vecchi, per metterne di nuovi e anche per migliorare la dotazione verde del parco. L'operazione fa parte di un più grande progetto realizzato dalla provincia di Lucca per compensare gli abbattimenti di tigli malati avvenuti lungo le vie provinciali del territorio lucchese. 135 alberi in totale che sono stati suddivisi tra i comuni interessati, tra Camaiore, Lucca e Massarosa. Le nuove normative non consentono infatti di inserire nuove alberature lungo le strade extraurbane e così la provincia ha deciso di donare ai territori dove sono avvenuti gli abbattimenti i nuovi esemplari perché possano essere collocati in parchi e altre zone pubbliche. Ma intanto partiamo dal principio che là dove si abbatte l'albero, e non abbiamo potuto fare a meno che abbattere l'albero per questioni di sicurezza, stiamo parlando delle strade provinciali, quell'albero deve essere ripiantato. Quindi la donazione che facciamo al comune di Lucca, ma a tanti altri comuni del territorio, Camaiore, Massarosa, dove sono stati abbattuti alberi, va in questo senso. E quindi anche il senso di dire che piantare gli alberi è importante per la riduzione della CO2, per la qualità dell'ambiente, per le polveri sottili.